Come limitare il senso di fame? Benvenuti sul canale YouTube di Italia Nutrizione. Oggi parleremo degli strumenti che abbiamo a disposizione per limitare il senso della fame. Per parlare di questo argomento ho invitato anche oggi il mio caro amico dottor Giampaolo Bellini. Grazie di essere qui con me. Grazie per l'invito. E che ci darà degli spunti importanti su questo argomento. A te la parola. È un argomento ostico, direi. se no non ti avrei invitato. Perché è pieno di leggende metropolitane. Qualche bella scivolata, qualche bel buchetto. Esatto, perché il senso della fame intanto è un istinto primordiale, perché provate a immaginare se improvvisamente non avessimo fame. Cioè ormai la razza umana sarebbe scomparsa dalla faccia della terra, quindi avere fame non dobbiamo più considerarlo come un aspetto negativo, bensì un aspetto positivo, perché questo ovviamente ci obbliga a mangiare. Il problema è come bloccare la fame. Quindi dobbiamo considerare questo punto istinto, diciamo primordiale, come una serie di pulsioni che derivano da molto lontano e che quindi non è una fame gastrica, cioè lo stomaco. Molti dicono: ah, lo stomaco vuoto, allora bevi l'acqua prima. Lo stomaco sì, è un sacco, ma comunque ha delle terminazioni nervose che, una volta che l'acqua è passata dallo stomaco all'intestino, più fame di prima, quindi non fare nient'altro che tardare di qualche minuto questa sensazione importante. Quindi anche bere acqua prima, dopo, durante i pasti si è poi dimostrato una tecnica assolutamente inefficace per poter ridurre la quantità di alimenti introdotti. Poi qualcuno ha detto che per poter limitare l'acidità gastrica di prendere prima dei pasti un cucchiaio d'olio, perché questo sarebbe in grado di innalzare il pH gastrico e quindi di rallentarne la digestione. Anche questo si è poi dimostrato un altro di quei trucchetti assolutamente inefficace, perché, ripeto, dobbiamo agire su tutto ciò che provoca fame. Quindi la domanda è: che cos'è che è in grado, in modo naturale, in modo fisiologico, di bloccare la fame? Beh, la risposta è abbastanza scontata: la sazietà. Cioè, tutti noi smettiamo di mangiare quando siamo sazi. Allora la domanda è: che cosa bisogna fare per provare sazietà? Domanda anche questa molto complessa, perché a sua volta la sazietà è data da una serie di sensazioni, di pulsioni fisiche, psicologiche, gastriche. Quindi io adesso la domanda la rivolgo a voi: vi siete più sazi se mangiate con soddisfazione o se mangiate con insoddisfazione? E questo quesito sarei molto soddisfatto di sentirlo nei vostri commenti, perché è una di quelle partite aperte con un risultato che non è scontato. Faremo un referendum, esatto, faremo, sì, in modo che i nostri ascoltatori lo dicano nei loro commenti, in modo da poterti poi ricoinvolgere e farti lavorare un pochettino anche per me. Con molto piacere, perché ripeto, ormai tutte queste leggende sono ormai un po' fuori epoca, no? Perché anche il discorso di dire: ah, l'insalata mi sazia, anche questa non è proprio così, prima, dopo, durante i pasti, perché, come ho detto prima, la sazietà è una sensazione soggettiva e che richiede una serie di conoscenze, ma una serie di diciamo conoscenza nei riguardi di se stesso, perché l'indice di sazietà di ognuno di noi è completamente diverso. Quindi, per dire, se a me, faccio l'esempio, non è che lo faccia veramente, per sentirmi sazio magari finisco con un piatto di così insalata, non è vero che per un altro, magari per Ubaldo, magari sì, però, è la stessa cosa. Perdonami se ti interrompo. È anche vero che a me è capitato spessissimo, ci sono dei giorni in cui sono sazio mangiando un po' di più e dei giorni che ho un senso di sazietà già dopo due o tre bocconi. Cioè, quindi anche qua è difficile da
capire quali sono quei meccanismi che mi portano ad essere sazio dopo tre bocconi oppure dopo un piatto pieno di pasta asciutta. Non so se riesco a spiegarmi. Sì, sì, certo. Cioè ci sono una serie di situazioni che portano appunto ad avere più o meno fame, ma soprattutto ad essere più o meno sazi. Io faccio un esempio. È come se io dovessi fare un quadro. Se ho a disposizione il bianco e il giallo, è un quadro, può piacere e non piacere, però è sicuramente un quadro molto meno interessante rispetto a un quadro dove ho usato tutta la serie di colori. Okay. E quindi la sazietà per essere efficace a sua volta deve essere una sensazione che deve tener conto di tante situazioni. Vi faccio un esempio molto molto semplice. Se io mangio un panino, magari in piedi, e ho in mano il telefono e contemporaneamente guardo anche il giornale, è come avessi appunto fatto questo quadro in bianco e giallo. Di conseguenza nel mio cervello ci sarà una sensazione di sazietà incompleta e quindi scatterà una specie di rivalsa, no? Quando magari mi troverò nella condizione reale, cioè a casa, dire oh, finalmente posso mangiare, perché oggi non sono stato sazio, non ho mangiato a sufficienza, solamente un panino. Se invece dovessimo guardarla sotto l'aspetto energetico, un panino, soprattutto se ripieno farcito, ha la stessa identica quantità di energia come un piatto di spaghetti al ragù. Quindi solo che se dico cosa hai mangiato oggi? Un piatto di spaghetti al ragù, la mia soddisfazione. Sì, anche a livello psicologico. E soprattutto certo. È la mia sensazione di sazietà è sicuramente molto più efficace. Chiaro, chiaro. Quindi con tutto questo vorrei sfatare il principio, no, che per sentirsi sazi bisogna mangiare delle cose che assolutamente non siano gradevoli per ottenere sì, risultati, sì, non sì. È così. Qua ti do ragione che io che mi capita ogni tanto di mangiare quelle insalatone, che poi in realtà è una quantità di insalata normale, sì. Che magari è arricchita con un po' di noci, con la mandorla, con il pezzettino di formaggio, di mozzarella, con il bocconcino di tonno. L'insieme di questi fattori probabilmente stuzzica anche il mio cervello, certo. E mi dà la sensazione di aver mangiato molte più cose, per cui il mio senso di sazietà deriva sicuramente anche da questo, certo. Perché ho l'idea di aver effettuato un pasto completo, quando in realtà dal punto di vista proprio energetico di calorie ho buttato dentro veramente molto poco. Ma infatti oggi la dietetica moderna non considera più un alimento in base al suo potere energetico, ma in base al suo potere saziante, che è soggettivo. Okay. Perché ognuno di noi ha anche un passato alimentare, oltre che un passato psicologico, ed è quello che poi alla fine influisce su questo benedetto senso di sazietà. Ok, ti ringrazio, è stato Prego. Molto interessante. Non l'avevo mai preso in considerazione da questo punto di vista, però è uno spunto che mi farà riflettere. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, spero che questa interpretazione, questa veramente nuova visione che ci ha dato il dottor Bellini ci possa essere utile. Vi ringrazio per l'attenzione. Se ritenete interessante, siete stati interessati, vi invito ad iscrivervi sul nostro canale YouTube di Italia Nutrizione. E comunque vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci a presto. Arrivederci, dottor Bellini. A presto. Arrivederci, grazie. Ringrazio voi per diciamo, l'attenzione e mi auguro di aver aperto un attimino un canale del quale si discute tanto. Arrivederci. Arrivederci.